Subemendamento nella finanziaria regionale per prorogare il contributo di solidarietà agli ex consiglieri in scadenza alla fine dell'anno. E il presidente dell'Aula, Pietro Mauro Zanin, anche sulla scia di una proposta dei 5 Stelle, annuncia una riforma organica per reintrodurre un sistema pensionistico. È il ritorno dei vitalizi? Centrodestra e 5 Stelle assicurano di no. No, quello che è stato, che tra l'altro è stato detto ed è stato scritto, si applicherà quanto il Movimento 5 Stelle ha già applicato alla Camera e al Senato, cioè quindi si applica la delibera FICO e quindi la possibilità che ci sia un sistema contributivo anche per i consiglieri regionali. E quindi il tempo che viene in qualche modo utilizzato per fare il consigliere regionale venga, attraverso una contribuzione a carico del consigliere, possa contribuire alla formazione del sistema pensionistico a fine carriera, quando uno poi va in quiescenza. Insomma. Noi non siamo d'accordo nel reintrodurre i vitalizi. Noi abbiamo presentato una proposta di legge che sani un vulnus, cioè il consigliere regionale percepisce uno stipendio attraverso naturalmente il consiglio regionale, che funge da sostituto d'imposta. Cosa succede a riguardo? Succede che nella busta paga del consigliere regionale vengono sì effettuate le trattenute ai fini fiscali, quindi l'IRPEF, ma non quelle ai fini contributivi, e nessuno capisce perché. Da qui deriva la mia proposta di legge. Beh, diciamo che il Consiglio regionale in 7 mesi di lavoro non è stato in grado di produrre una norma di 4 articoli che finalmente dicesse una volta per tutte in maniera definitiva che c'era un taglio ai vitalizi degli ex consiglieri regionali, anche riferendosi a quello che è accaduto a Roma. Non siamo stati in grado di produrre neanche questa normetta, questi 4 articoli che potevano metterci in sicurezza, ed oggi siamo costretti a un'ulteriore proroga a un regime che doveva essere transitorio e che ci mette anche in difficoltà rispetto a possibili ricorsi.